Cari fratelli e sorelle, l'amore di Gesù nelle opere di misericordia. Ma vi farò una domanda. Tutti voi siete capaci di recitare le 7 opere di misericordia corporale e le 7 opere di misericordia spirituale? Ah, siamo coraggiosi. Ah, alzi la mano chi non è capace. Ma guardate, lavoro per voi, Vescovi. Lavoro per voi. Ma lei che è in pensione incomincia a lavorare qui. È importante leggere quali sono le opere di misericordia corporali, ma alcune sicuro ricorderete, ma ci sono 7. E le spirituali? Ci sono 7. Compito per fare a casa. Cercare e studiare le opere di misericordia. Perché? Per metterle in pratica. Voi questo lo avete sentito, l'ho detto parecchie volte. Ma nelle grandi città, città cristiane, anche in famiglie cristiane, ci sono bambini che non sanno farsi il segno della croce. E questa paganizzazione della società ci richiama. Fate qualcosa per evangelizzare. Lo Spirito spinge a uscire dalla propria comodità. Com'è bello annunciare a tutti l'amore di Dio che salva e dà senso alla nostra vita. E aiutare gli uomini e le donne di oggi a scoprire la bellezza della fede e della vita di grazia che è possibile vivere nella Chiesa Nostra Madre. Ma ci sono comunità cristiane e cattoliche, ci sono, dove non si parla della vita di grazia. Non si parla della bellezza di avere la Trinità dentro di noi, la presenza del Dio vivo in noi. Il vostro compito è andare e portare questa bella notizia. Dio abita in noi, Dio è in noi. Questa è la grazia. Ma se non ti fidi dello Spirito Santo, ma torna a casa tua e pensa. Sì. Va a cercare un'altra religione più gnostica, più ideologica. E Gesù ci ha detto: io non vi lascio da soli, io vi invierò lo Spirito. E cosa fa lo Spirito? Due cose. Ci ricorda quello che Gesù ci ha insegnato e ci insegna cosa che dobbiamo fare. Poi, questo fidarsi dallo Spirito è sorprendente. Sapere quando è lo Spirito che ti spinge, no? Capire, conoscere gli spiriti.
Non fiatevi, carissimi, di ogni spirito, ci dice l'Apostolo. Conoscere quando un'ispirazione è nell'armonia del carisma iniziale o quando non è. Questo andare oltre ti fa trovare situazioni diverse, culture diverse. E il carisma iniziale deve essere tradotto a quella cultura, ma non tradito, tradotto. Deve essere il carisma, ma tradotto. Nel dito di Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. E non dimenticare, non dimenticare di imparare le sette opere di misericordia corporale e le sette opere di misericordia spirituale.